Siamo prima. Ma no, perché ma ha lei chiamato, deve... ma signora, io non capisco però? Perché ha telefonato? Non capisco perché. Non è un programma per lei questo. Va bene. Siamo qui ospite davanti ai nostri schermi, davanti soprattutto alla nostra vista, ai nostri occhi, il mitologico Illuminazione Cosmica. Saluti e baci, applausi. Un saluto a voi. Eccoci Illuminazione. Qua. Allora, possiamo dire il suo vero nome, Illuminazione Cosmica? Ma in realtà non è il mio vero nome, ma se vuoi citarlo, citalo. Lo posso citare? È un nome la offendo se io cito il suo vero nome. Sì, lo sai. Se citi quel nome, stai citando il nome di un contratto. Di certo il mio. Aspetta. Il nome che le hanno dato. Andiamo per ordine. Nome imposto. Allora, si chiama Simone Grava, giusto? Per me è Simone. Dentro l'atto di nascita annullato, sì. Perché tu hai fatto, davanti a me qua, tu hai fatto annullare l'atto di nascita. Come cazzo hai fatto annullare l'atto di nascita? È nato, come si fa annullare? Spiegami la procedura di come hai fatto annullare l'atto di nascita. Allora, quando una persona viene a nascere, sostanzialmente i genitori che vanno inserire il nome all'interno dell'anagrafe creano un contratto. Sì. No, e il contratto non sono obbligato a tenermelo, quindi io il contratto posso distruggerlo. Sì. E lo annullo. E tu come hai fatto a annullare questo contratto? Ma niente, sono andato a prendere l'atto di nascita e ho annullato il contratto. Ma tutto perché lei sono fatto. Io che decido. Lei da solo se l'ha annullato. Ma è chi è che deve decidere? Io ma decido se rimango all'interno. Mi fa già sei andato al comune e che cosa hai fatto però su questo annullamento? Cioè hai preso il tuo atto di nascita, hai scritto contratto nullo sopra. Ho stampato il contratto nullo attraverso un copisteria. Vabbè, questo lo fa chiunque. E ho sostanzialmente riprotocollato all'interno del comune questo annullamento. Hai protocollato l'annullamento. Cioè il comune sa che tu hai annullato l'atto di nascita. Il comune ha preso questo suo atto. Il comune ha preso due questo. Secondi dopo che lei è andato via, il signor Antonio, funzionario del comune, a cui l'ha dato, Antonio ha detto: Maria, è venuto uno squinternato a darci un documento, guarda che fine fa! Lo ha preso e lo ha buttato nel cestino. Per cui sapere. Se lei va all'anagrafe e chiede se io vado all'anagrafe e chiedo di Simone, come si chiama di cognome? Grava. Trovo Simone Grava, non è che è stato annullato Simone Grava, esiste. Ecco, trovi l'atto di nascita, ma non sono io. Non il pezzo di carta è là, prenditelo, è lei se lo vuoi. Qua davanti a me, se qua fuori la ferma la polizia e gli dice documenti, lei è Simone Grava. Aspetta, dimostro questo. Cos'è quello? È una cosa che ha fatto lei. E chi lo deve fare? Aspetta. Ma lo Stato, porca puttana! Lo Stato esiste per te, non per me. Ma no. Questa è però oggettivamente. Ma perché lei lo asseconda? Questo è importante, questo è importante però. C'è un passaggio che a te è sconosciuto che è totalmente. Lui ha disconosciuto lo Stato. Ma non è possibile. Attraverso un atto che è quello di dire l'atto di nascita l'atto di nascita è illegale, è una forma di sopruso. Ma lui per avere quel telefonino fottuto che ha in mano ha dovuto stilare un contratto e al gestore telefonico non gli ha detto che si chiama Illuminazione Cosmica, perché altrimenti il cellulare non glielo davano. Ci sono un sacco di possibilità usando il deep web di prendere qualsiasi cosa. Questo qua non problemi. È intestato a Simone Grava questo cellulare. Potrebbe anche essere intestato perché l'ho preso tempo fa, ma sostanzialmente c'è la possibilità di prendere qualsiasi cosa. Lei in tasca c'ha una carta d'identità o no? No, c'ha questo. Io ma se la fermano, lei è. L'ha bruciata la carta d'identità? Certo. L'ha bruciata. Ma come certo? Ma se l'ha bruciata, l'ha bruciata. Ma che è il problema? Non è un reato bruciare la carta d'identità. Se uno brucia la carta d'identità. Se la polizia ti chiede un documento e tu non hai un documento. Allora adesso io non sono obbligato ad essere schiavo. Io guarda, ma schiavo, io vorrei chiamare la polizia qua dentro. Chiamali. Vorrei chiamare la polizia qua dentro. E mi piacerebbe assistere alla scena. La polizia che gli chiede i documenti. Ma no, perché non voglio mobilitare le forze dell'ordine per un coglione, ma le chiedo scusa, mi dispiace perché è anche simpatico, ma grazie. Ma scusa, ma è una cosa patetica, pazzesca. Però scusami un attimo, ammiraglio Illuminazione Cosmica, che carta ammiraglio? Di identità, io? Passaporto diplomatico. Ma ammiraglio come sua eccellenza, che si è detto che è sua eccellenza, perché lei è ammiraglio adesso? Perché il Papa è Papa? No, ma perché il Papa? Perché il capo di Stato è il capo di Stato? Ma perché il Papa? Si autoproclamano. Ma punto. Non è che si è... chiamiamo Dio, facciamolo venire qui, vediamo se ma c'è. Non bestemmiamo. Ma lei, però, scusi, perché è ammiraglio poi? Oggettivamente. Ammiraglio del mio vascello, del mio corpo. Ma qual è il vascello? Il suo corpo. Il mio corpo, il mio vascello. Ma ragazzi, ma questo è ammiraglio. Se uno si vuole chiamare ammiraglio. Ma i suoi bisogna genitori comprendere cosa, come è fatto il mondo. I prima. Suoi genitori che cosa pensano di questo? Non mi interessa. Quando i miei genitori li ho insultati perché mi hanno fatto venire al mondo. Sono come? Di. No, come? Questa, non l'avevo mai sentita. Questo è pazzesco. Io però
fossi nei suoi genitori sarei una persona sconvolta. Immagini di un figlio, anche tu Cruciani hai una figlia bella che studia liceo classico, molto brava. Immagini se tu, dimmi, non può essere uguale. Immagini se tua figlia un domani ti dicesse: papà, vaffanculo perché esce al mondo, io sono l'ammiraglia Viola. Magari avrebbe capito qualcosa. Cosa diresti tu se questo ti capitasse? Io sarei oggettivamente disperato, oggettivamente. Ma lei lavora, fa qualche cosa, fa lei? Sono informatico. Lei è un informatico. I contratti come li stipula? Quindi se li hai fatti da solo questi cose qui, chi li devi fare? Certo, i contratti, chi li stipula i contratti? I contratti li stipulo io. Io con la prestazione d'opera, a te serve una cosa, io ti do la cosa che ti serve, punto. Il passaggio di denaro avviene dunque non attraverso il fisco, cioè il fisco è escluso da questa cosa. Il fisco è escluso perché io non faccio parte dell'Italia. Quindi altri reati su reati. I reati sono secondo te. Secondo me, la tua visione, no, se... ma la cosa grave è la redazione di questa trasmissione, che sono veramente bravissime, che trovano questi casi umani. Ma non è un caso umano. Ma secondo te, sono più caso umano io che dico queste cose, o sì, sono più casi umani le persone che pensano di essere normali mentre fanno cose anormali? Comunque, posso dire una cosa oggi, ripercorrendo la mia giornata, ma dove di lavoro? Aspetta, ripercorrendo la mia giornata di lavoro, penso di essere uno schiavo. Cioè, ripercorrendo la mia giornata, di fronte a lui che si proclama non schiavo, libero, sostanzialmente. Lo vedo molto leggero, lo vedo molto rilassato. Io sono stressato, mi sento uno schiavo del lavoro che faccio. Ma che devo dire? Io gli voglio bene, perché qui, ed è anche come mi scrive questo Gabriele, sì, lo chiameremo solo così, questo grande dirigente d'azienda, che mi dice: è talmente matto che mi sta simpatico. Dice questo Gabriele. Fermi tutti, torniamo tra poco con Illuminazione Cosmica, poi l'intervista al mitologico Montesano. Fermi tutti. E oggi scelgo col cuore o con la testa? Allora, vuoi ripetere le domande che hai fatto nell'intervallo Illuminazione Cosmica? Ho chiesto a Simone. Illuminazione Cosmica. Ho chiesto a Simone quando ha rotto con la sua famiglia di origine. Se vuoi chiedere a Simone, chiediglielo il foglio. Non mi interessa niente. Chiediglielo il foglio. Lei ha una sorella, mi ha detto prima, durante la bucia. Io ho una sorella. Lei ha rotto, la cosa più inquietante, lei ha rotto con la sua famiglia, definitivamente, 10 anni fa. Cioè 10 anni fa lei si è svegliato la mattina e ha detto: io sono Illuminazione Cosmica, giusto? Improvvisamente, 10 anni fa. È un'evoluzione interiore. Ma non è una, va bene. E ha detto alla sua mamma, alla sua adorata mamma, quella che l'ha messa la al sua mondo. La sua adorata mamma. Ma no, io ho la mia che è adorata. Allora le adori tutte e due, insomma. La mia adorata mamma, certo, che mi ha messo al mondo e la ringrazio. Lei invece è andato dalla sua adorata mamma e dal suo adorato papà. Perché... No, non sono adorati nessuno dei ma due. Ma perché non so che le hanno fatto sti poveri? Cioè, come mondo. Hai detto prima, li hai? Dunque, hai messo ha al mondo? Io li ho insultati e maledetti. Ma qual è il problema? Ma io voglio sapere la scena. Cioè lei è andato lì e che cosa ha detto a queste due povere anime che le hanno pagato gli studi? Non sono povere anime. L'hanno vestita, le hanno nutrita. Che cosa sono, le ha detto? Persone che mi hanno obbligato a vivere più che povere anime. Hanno obbligato a vivere, hanno fatto l'amore, e da quella disgrazia di giornata, perché anche per loro vedere i risultati, anche per loro quella sera, se fossero andati al cinema sarebbe stato meglio sicuramente. Scusi, potrebbero contattarti allora. Però scusi un attimo, allora questo qua tu pensi che sia questo annullamento viene dal fatto che tu non hai messo la firma quando sei nato? Sì, giusto. Sì, in qualsiasi atto di nascita non c'è la firma tua. E per forza. Non c'è niente di te. Ma ho capito, ma è un'imposizione completa. Ma come facevi a un giorno? Un'imposizione completa. Ma come facevi a un giorno? A un giorno dalla nascita, come facevi a mettere una firma? Appunto, è proprio tutta la struttura delle cose. Ma è la nascita. L'obbligo di vita è un'imposizione. Poi? Questa è un'imposizione. L'inserimento è un'imposizione. Il nome è un'imposizione. Se ti fanno il battesimo, è un'imposizione. Quindi sono tutte imposizioni. Ma è un complotto. Siamo dentro un mondo di schiavi. Questo, siamo dentro un mondo ma di schiavi. Ma che cazzo sei? Fin dalla nascita, quindi lei ha detto queste cose alla sua mamma, al suo papà. Cioè lei un giorno è andato lì, ha bussato, ha maledetti di averlo mamma, fatto nascere. L'ha chiamata mamma, immagino, no? L'ho chiamata come devo chiamarla, qual è il problema? Mamma. Cioè, tu non riconosci più tuo mare e tuo padre come tale? No, non ho neanche usato questi termini. Gli ho solamente insultati, gli ho detto le cose che gli dovevo dire. Cioè, improvvisamente, dall'oggi al domani, lei, mi scusi se le chiedo questo, perché prego. Per me questo davvero... Che ti tocca in maniera, sì, ti tocca in maniera perché particolare. Perché è davvero un dettaglio... Inquietante per te. Sì, cioè lei un giorno, immagina, cioè, dall'oggi al domani ti arriva il tuo adorato figlio in casa e che cosa gli ha detto esattamente la mamma? Gli ho maledetti perché mi hanno fatto nascere in un mondo di merda. Tu maledetta mi hai fatto nascere, e quella ha detto: aspetta che chiamo papà, c'è una tragedia. Gliel'ho detto tutti e due. Ha convocato papà e mamma? No, gliel'ho mandato via messaggio, anche perché non ero più lì. Allora, più a casa. Improvvisamente, dall'oggi al domani, maledetti che vi avete messo al mondo. Mm-hmm. E la mamma che ha detto? Non deve dire niente, non c'è niente da dire, non si può difendere quando ti dicono la verità. Scusi, le tasse le paga lei?
Le tasse sono dovute solamente quando sei cittadino. Io non sono cittadino, le tasse sono dovute dai truffatori che stampano i soldi dal nulla. Ma quindi lei non può neanche fare un viaggio da nessuna parte? Cioè, lei come fa ad andare? Dimostrami che all'interno del mondo, quello vero, dimostrami che all'interno del mondo, quello vero, ci sono le dogane. Se non sono inventate nella mente delle persone, ma non so se sono inventate, ma ci sono, ma è una struttura dello Stato. Come tu ti presenti, tu vai fuori dall'Italia, è un'invenzione. No. Quando ti presenti al confine, dove è richiesto? Ci sarà, tu mostri questa roba qua? Quando vado, se andrò dove dovrei andare. Non è mai andato in Inghilterra, lei, ad esempio? Non mi è capitato, ma se devo andare, discuterò con i truffatori che sono lì, globali. Ma fino a che mi fanno passare. Se lei, le posso dare solo un consiglio. Se lei dovesse mai andare alla frontiera, ad esempio, con l'Inghilterra, no? Con l'Inghilterra. Ma a parte che non la fanno neanche partire con l'aereo. Sì, sì. Ma se lei dovesse arrivare lì e a quella polizia di frontiera, gli dicesse: voi siete dei truffatori globali? Gli spiego il perché. Ma non ha neanche il tempo di spiegare, perché lì, senza leggere né scrivere, la prendono. Dove? Là, in Inghilterra. E la trasportano immediatamente in una cella di massima sicurezza. Quella, o all'ospedale, vacca troia. Sicuro. Scusi un attimo, dunque lei si considera gli altri uno schiavo, degli schiavi sostanzialmente, no? E di essere, lei pensa che il mondo, me l'ha spiegato prima, sia fatto con una piramide. Lei è sopra questa piramide, al vertice di questa piramide, o no? Nella parte alta della piramide. E sotto ci siano gli schiavi, quelli che non hanno capito ancora. Allora, il mondo è costruito come una piramide. Quando sei nella parte bassa, sei nella parte dove non conosci, nell'inconoscenza. Quindi come noi, noi diciamo. No, per forza detto per voi. Cioè, no, sicuramente gli uomini che si riconoscono nella cattività, che non hanno ancora capito come è fatto il mondo, come sei tenuto in schiavitù, sei per forza nella parte bassa. E invece? Più evolvi nell'evoluzione, nelle informazioni, nella verità, più ti elevi. E quindi più ti elevi, vai verso la punta. E quando arrivi alla punta, come la piramide degli illuminati sostanzialmente, alla punta staccata con l'occhio onniveggente. Cosa vuol dire mai questa cosa? Cosa vuol che dire? Quando arrivi alla punta, l'occhio onniveggente vuol dire che vedi le cose in modo diverso. Come te, non fai più parte del mondo, non vedi più le cose normali. Ritieni di non far parte del mondo? Sicuramente. Ma io sarei quello che potessi. Questo sicuro è fuori di testa. Ti dico una cosa che ti farà dire fuori di testa ancora di più. Cioè? Io sono alieno nella definizione di accezione completa. Perché alieno vuol dire esterno a. Quindi io sono esterno al sistema, esterno alle cose normali degli uomini. Quindi sostanzialmente sono il primo alieno che vedi davanti alla tua faccia. Ma se ti ferma. Scusa un attimo, però. Se io ripeto la stessa cosa. Se ti ferma uno che ti chiede un documento qualsiasi in un posto, tu gli dai veramente questo qua. Questo. Ma questi qua, che cosa fa? La reazione? Qual è la reazione? Ma se lei dovesse andare all'ospedale, no? Gli dici sono documento all'ospedale. Beh, si farà curare. Prima di tutto, spero di non andarci all'ospedale. Ma se, ok, ma diciamo, non capiterà. Ma se dovesse, no? Dovessero curarla. Io gli dicono: guardi, lei c'ha un infarto in corso, metta una firma qui. La opero o non la opero? Lei cosa dice? Piuttosto crepo, qual è il problema? Piuttosto crepo, benissimo. Allora crepi. Grazie, illuminazione ma cosmica. Grazie. A presto, perché lo ringrazio. Un grandissimo. Grazie a voi. Ciao. Sandro da Milano, dimmi. Sì, buonasera. Allora io volevo dire una cosa.